Poi in tema con Barbie. Ma hai già iniziato a riprendere? Ah, ma io devo rispondere così. No, ti faccio le domande. Allora, il tuo primo con la danza? Risale molto tempo fa, perché avevo 6 anni e sono stata obbligata da un medico a frequentare un corso di danza, perché l'ortopedico sosteneva che avevo i piedi piatti e dei problemi alla schiena. E quindi ricordo, cioè, il mio approccio con la danza è stato un po' traumatico, perché io non volevo saperne di andare a lezione di danza. E un po' poi mi hanno convinto e poi invece sono andata diversamente. Senti, e se dovessi ballare in questo momento con una persona in particolare, chi sceglieresti per danzare con te? Dunque, a livello affettivo, forse sceglierei mia nonna, che ha compiuto quest'anno 100 anni. Come desiderio artistico, non so, mi piacerebbe ballare con Alain Platel. Se dovessi descrivere la danza in 3 passi, che passi sceglieresti? E se vuoi ce li puoi fare anche vedere. Io scelgo 3 gesti molto semplici, perché trovo che sia sempre molto, cioè, più difficile stare dentro ai gesti semplici che non a dei gesti più complessi o più virtuosi. Quindi scelgo lo sguardo, scelgo la camminata e scelgo, vabbè, visto che stasera facciamo perché, forse scelgo qualcosa con le mani, qualcosa semplice. E la colonna sonora o la canzone, il motivo musicale che preferisci o che vuoi collegare a un momento particolare della tua vita o che ci vuoi regalare? Allora, vabbè, questo è il periodo tra l'altro delle canzoni, perché con Ballroom facciamo delle playlist lunghissime, ascolto musiche per cercare poi quelle più possibili o più pertinenti. E ultimamente sono appassionata di Song for the Lovers. Poi me l'ascolto e penso che poi quando l'ascolto mi viene in mente come il film della vita, sai, quando senti quelle canzoni che ti fai un montaggio mentale. Quindi scelgo questa canzone qua.